La ricerca scientifica oggi assume un ruolo fondamentale non solo per rispondere alle grandi domande a cui ancora dobbiamo dare una risposta, lo studio del cervello, le malattie neurodegenerative, la meccanica quantistica, la materia oscura nell'universo, ce ne sono moltissime, quindi non è che abbiamo già scoperto tutto, abbiamo ancora davanti molte scoperte, molte ricerche anche fondamentali da compiere. Però oggi alla ricerca scientifica è chiesto anche di aiutare e sostenere la società nel rispondere al tema del cambiamento climatico, della transizione digitale e dell'impatto anche che le nuove tecnologie possono avere sull'umanità. Soprattutto è in crisi il rapporto fra la specie umana e il pianeta e lo vediamo da tutte le conseguenze anche meteorologiche del cambiamento climatico. Oggi l'Italia sta vivendo anche temi di siccità in alcune parti d'Italia e di grande abbondanza d'acqua in altre. Ci sono degli scompensi su cui noi dobbiamo lavorare e le risposte non possono che essere scientifiche. La ricerca non ha confini, questo è molto importante, e anche la libertà della ricerca è molto importante, è un valore fondamentale che in Italia e in Europa sono tutelati. Quindi se dobbiamo dire che cos'è che distingue l'Unione Europea dal resto del mondo, è soprattutto il valore della libertà accademica. Qui oggi in Trentino stiamo svolgendo una intensa attività di workshop e di confronto sulle attività di ricerca del CNR di punta in Trentino, dove c'è anche una presenza storica in FBK e una collaborazione storica con l'Università di Trento. Quindi Università di Trento, FBK e CNR lavorano insieme su alcuni ambiti come la fisica quantistica, il quantum tech, l'ottica quantistica, la fotonica, le scienze anche agrarie per quello che riguarda anche e i materiali per quanto riguarda lo studio del legno. Abbiamo delle competenze di punta sul legno, per esempio al CNR qui a Trento, la biofisica e tante altre materie inerenti più le nanoscienze. Abbiamo un contingente di ricercatori di altissimo profilo grazie al contesto trentino e speriamo di consolidare ancora di più le nostre relazioni.